Buongiorno, ben ritrovati con Piana Stampa, la rassegna di inquiete notizie in onda tutte le mattine a partire dalle 8:30. Martedì 30 aprile ci avviamo quindi alla fine di questo mese, andiamo a sfogliare oggi Calabria Ora. E alla fine, il Papi cadde nella trappola. Super latitante preso in Colombia, il boss Scipione, la primula rossa, 80 anni, era il re della droga. Ma ancora in primo piano c'è l'attentato davanti Palazzo Chigi compiuto dal rosarnese Luigi Preiti. Sono fiera di lui, parla la figlia del brigadiere. Mio Dio, che cosa ho fatto? A pagina 4 parla Preiti, non potevo più mantenere mio figlio. L'ex moglie chiede scusa, non è un violento. È il commento, i calabresi onesti si vergognano. Di Pietro Mancini. La figlia del brigadiere, perdonare, non so, prognosi riservata per Gian Grande, uno dei feriti a Palazzo Chigi. Ancora cronaca, delitto Priolo, presi esecutori e mandanti, se le persone arrestate, il pregiudicato vicino alla cosca Piromalli venne ammazzato nell'ambito della faida di Gioia Tauro come risposta al tentato omicidio di Giuseppe Brandimarte. E Giuseppe Brandimarte è proprio una delle persone che ieri è finita in carcere, li vedete qui a sinistra i sei uomini arrestati. Si tratta dei tre Brandimarte, Antonio, Vincenzo e Giuseppe, di Davide Gentile, di Antonino e Santo Vincenzo Rottura. In primo piano la foto della conferenza stampa, a destra la vittima Giuseppe Priolo, ucciso il 26 febbraio del 2012. Tutto iniziò con la morte di Vincenzo, naturalmente Vincenzo Priolo. Seguirono un tentato omicidio di appunto Brandimarte, l'omicidio di Giuseppe Priolo, infine quello di Francesco Bacalà proprio a dicembre. Il pedinamento. Avevano organizzato tutto con tecnica militare, parlano gli inquirenti. Il delitto fu deciso almeno 15 giorni prima, ma la vittima uscì di casa più tardi, quindi è stato rimandato. Ancora cronaca, Violi si taglia le vene in carcere, salvato dal suo compagno di cella, un uomo arrestato nell'operazione Il Crimine. Andiamo a leggere la piana, la manifestazione, scusatemi, dopo il dramma. Rosarno ieri in piazza le richieste di aiuto del comitato senza lavoro. In lotta lo striscione dei disoccupati rosarnesi che hanno manifestato in città. L'articolo è stato scritto dal giornalista di Lettera 43 Marco Todarello in collaborazione col corrispondente di Calabria Ora Domenico Mammola. Pagina 25 ancora, la città minacciata dal racket. Gioia la seconda bomba in 2 giorni contro due esercizi commerciali. Poco dopo la mezzanotte di domenica, un boato ha scosso il centro. E ancora cronaca con l'inside, sentenza, nuovo rinvio dei giudici che restano in camera di consiglio. A sinistra Giusi e Antonino Pesce. Andiamo avanti. Palmi, lo strano caso della Nike Golem Volley. Sequestrata la convenzione per la palestra Surace, dalla querela della Cuba Volley e la Golem, il sequestro delle carte e poi l'esposto. Nicolaci contro di me, atti e limiti dello stalking. Amelie Cucco, parla il sindaco, invece a cinque frondi, il capogruppo di minoranza Conia di Rinascita chiede ancora la diretta web del consiglio. Piana ancora il parco che nasconde rarità. Palmi, oltre 80 piante spontanee scoperte alla manifestazione Erbacea. Al parco dei Taureani trovate anche due specie in via di estinzione. Oppidum Amertina in memoria di Don Rocco Iaria. In scena il Lauda Dramma, il crocifisso dei monaci, di cui vedete un frame nella fotografia. L'evento è stato promosso dall'associazione culturale Eliopoli. E
infine lo sport, trionfo Thalia Park Rangers, Red Devils OKO nel match decisivo. Talianova giallazzurri qualificati per le finali nazionali a Rimini. Invece per il tennis, Rotondo si impone anche in casa, il trofeo Kinder è suo. Chiudiamo quindi Calabria Ora e andiamo a leggere il quotidiano della Calabria. Preiti pentito, cosa ho fatto? È la notizia di apertura. L'uomo di Rosarno che ha ferito i due carabinieri non riusciva a mantenere mio figlio. La figlia del brigadiere Giangrande, perdonare, non penso, non ora. E anche qui Gioia Tauro ucciso Priolo per vendicare un agguato. Faida tra clan, sei arresti per il delitto di febbraio. Quindi, pagina 6, è la notizia di apertura, la notizia da Palazzo Chigi, speranza per Giangrande, il carabiniere ferito da Luigi Preiti riconosce la figlia e respira per alcune ore da solo, ma la prognosi resta riservato. La figlia orgogliosa di mio padre, perdonare, non lo so. Scusate, ancora parla Preiti nelle celle, cosa ho fatto? Mostra il rimorso al legale, voglio vedere mio figlio. Il PM era lucido, no a perizie psichiatriche. Scoppia la rabbia per l'intervista al figlio minorenne di Preiti. La notizia: Rosarno si protesta per la mancanza di lavoro. Andiamo avanti. A pagina 9 la notizia degli arresti. Priolo ucciso per vendetta. La polizia identifica autori materiali e basisti. Creazzo, speriamo sia la fine della faida. Sei arresti per l'uomo ammazzato nella guerra contro i brandimarte Perri. Dall'8 luglio del 2011 regolamenti di conti a colpi di pistola. Queste le foto degli arrestati. Pagina 35. Esplode la protesta a Rosarno. Il dramma del lavoro. Un centinaio di disoccupati manifesta davanti al municipio e lo occupa. Non solo uomini, ma anche donne e bambini, tutti scossi dalla crisi economica. I comuni non possono dare risposte. Casse vuote e senza soldi, le municipalità non possono assumere. Noi siamo qui per il lavoro. La gente di Rosarno sfugge dai paragoni con l'attentatore di Piazza Colonna. A Roma, la manifestazione pubblica era stata annunciata da parecchi giorni. Ancora Gioia Tauro, sviluppo da Confindustria ok alla ZES nell'area di Gioia Tauro. Gli industriali ribadiscono la richiesta alla regione Calabria. Cinque frondi, rinascita chiede lo streaming del Consiglio. Polissera studenti del Renda, il premio Pagani.
Seminara, Palmisano plaude al matrimonio misto tra centrodestra e centrosinistra per la lista di Bonamico. Ammenicucco il sindaco, io vittima di stalking, la denuncia durante il consiglio comunale. E a Gioia Tauro Costantino eletto in CGIL, a Polistena antimafia in Vespa, la carovana fa tappa a Polistena su due ruote. E quindi concludiamo con la Gazzetta del Sud, stessa notizia degli altri quotidiani, parla la figlia del brigadiere ferito, non credo che potrò perdonare. Notizia degli arresti a Gioia Tauro, omicidio Priolo, sei in manette, e a Rosarno monta la rabbia dei disoccupati. Quindi, Gazzetta del Sud, a pagina 4. Preiti sconvolto in cella, ma cosa ho fatto? Il 49enne che non ha sparato contro due carabinieri, che ha sparato contro due carabinieri davanti a Palazzo Chigi, è nel carcere di Rebibbia in isolamento, sorvegliato con una telecamera. Agli agenti penitenziari continua a ripetere: non potevo mantenere mio figlio, ero profondamente depresso. Da Rosarno, i genitori non ci sono giustificazioni per Luigi, chiediamo scuse ai familiari dei due carabinieri. I parenti del 49enne muratore di Rosarno, ancora increduli del folle gesto. La figlia, speranza per il brigadiere ferito, riconosce la figlia. Quindi, pagina 22, dove troviamo la notizia di cronaca degli arresti di ieri mattina a Gioia Tauro. Scacco agli uomini della faida, sei arresti. Gioia Tauro, operazione della polizia a conclusione di un'indagine sullo scontro tra famiglie che ha insanguinato il popoloso centro della Piana. Scoperti i presunti esecutori, basisti e mandanti dell'omicidio di Giuseppe Priolo, avvenuto il 26 febbraio del 2012. Nella foto, la conferenza stampa e i sei arrestati. La guerra tra Priolo e tra il Priolo e Brandimarte Perri, un litigio per motivi banali all'origine dello scontro. E quindi andiamo a pagina 32. Seminara, testimonianza storica della Chiesa ortodossa nella Valle di Saline. E Adelia Nuova, la giornata sulla neve a Montalto, organizzata per domani da gente in Aspromonte. Questa è l'ultima notizia anche da Gazzetta del Sud. Piana Stampa ritorna. No, domani è festa, il 3 maggio, a voi tutti auguro una buona giornata.